Buongiorno cucciolini, oggi Anastasia per la prima volta dovrà andare dal dentista per prendere un'impronta, perché appunto non so se ve lo ricordate, nel vecchio video vi abbiamo fatto vedere che Anastasia è andata al dentista per fare una visita e durante questa visita appunto le è stato consigliato di mettere l'espansore, una sorta di apparecchio ma che si mette sotto il palato e che serve ad allargare appunto il palato stesso. Mi hanno detto, perché io non ho mai avuto un problema del genere, che per prendere l'impronta bisogna schiacciare questa pasta che potrebbe dare un po' di nausea e vomito. Speriamo di no, io non dico però nulla ad Anastasia perché non voglio spaventarla e vediamo più tardi come andrà. Buongiorno amore mio, come stai stamattina? Bene. Un po' così. Le prude. Le prude, un po' il corpo. Vedo in viso delle macchie, però lei le ha qua. Ah, Vanessa, sai che mi sa che a te o ti sta venendo qualcosa? Non so se vedete, cucciolini, Vanessa ha tutta una macchia qui. Ieri pomeriggio si è addormentata, quando si è svegliata, cosa avevi? Mal di testa, sembrava quasi che avessi la febbre. Però dobbiamo andare a scuola per forza perché abbiamo le prove invalsi e quindi ti ho detto, fai le prove invalsi, se poi non stai bene, verso le 11, 11 e un quarto mi chiami, va bene? Dai, adesso preparati che andiamo, ok? Che poi oggi dobbiamo portare Anastasia dal dentista. Ani? No, Gasper. Ah, è Gasper. Perché praticamente io a lei non le dico niente, però mi hanno detto che quando si prende l'impronta ti mettono in bocca una pasta che dà molto fastidio, la maggior parte delle persone vomita. Però non diciamole niente perché altrimenti le viene l'ansia. Eh sì, certo, praticamente per prendere un'impronta ci vuole una pasta tipo, faccio un esempio banale che non lo so perché io non l'ho mai fatto, la pasta modellante. Deve prendere l'impronta, hai capito? Quindi te la mettono in bocca, tu devi chiudere la bocca. Io non riuscirei. No, bisogna farlo per forza. No, io no. No, tu non lo devi fare oggi, ma se dovesse accadere bisogna farlo per forza, perché è l'unico modo per prendere un'impronta, perché poi da quel calco lì ti fanno l'apparecchio, hai capito? Quindi mi raccomando, Vane, non diciamo nulla, Poi vediamo come andrà oggi, ok? Buongiorno amore mio, bellissima, pettinata stupendamente. Come stai? Bene. Bene. Te lo ricordi che oggi dobbiamo andare dal dentista? Che deve prenderti l'impronta? Sì. Ok. Sei tranquilla? Ma sì, infatti, dai. E niente, anche tu hai le prove in basso stamattina di matematica. Mi raccomando, Ani, concentrati. C'hai una faccia, mamma mia. Mamma mia. Vuoi un goccino di caffè? No. Scherzo. Vuoi mangiare qualcosa? No. Ok, allora preparo le merende e andiamo a scuola. Ok. Later. Cucciolini, buongiorno. Sto per andare a prendere Vanessa e Anastasia a scuola. Oggi usciranno un'ora prima rispetto alla chiusura appunto della scuola e ci avvieremo dal dentista. Stavo pensando però di comunicare ad Anastasia quello appunto che le verrà fatto, perché credo sia giusto che lei venga messa al corrente. Quindi ci vediamo tra pochissimo con Vanessa e Anastasia, incrociamo le dita e speriamo che Anastasia non stia male durante la presa dell'impronta. Amore, allora ascolta Anastasia, io ti voglio un attimino spiegare che cosa ti faranno oggi, ok? Così ti prepari un attimino. Allora, hai presente quando compriamo il Didò? Con le formine? Tu per avere la formina sul Didò cosa fai? Schiacci la formina sul Didò o viceversa. Quindi secondo te per prendere l'impronta della tua bocca, del tuo palato, dei tuoi denti, cosa devono fare? Allora te lo dico io. Praticamente ti mettono una pasta non modellabile. Sì, tipo. No, sì, sì, una pasta modellabile. Tipo in bocca. Ti mettono una sorta di paletta, penso, con questa pasta tipo Didò. Molle, tu dovrai chiudere la bocca ma pochissimi secondi, ok? Però ce l'avrai in bocca, quindi ti potrà dare un pochino di fastidio, Dove? Qua? Dentro la bocca. Non puoi aprirla. Poi devi chiudere la... Non puoi aprirla, devono prendere l'impronta, perché per poterti fare un apparecchio idoneo alla tua dentatura, alla tua bocca, hanno bisogno di avere la tua impronta. Ma non fa male. Non fa male. Dentro. Ma non, sì amore, per forza, ma non fa male. L'ha fatto anche Beatrice. L'hanno fatto tantissime persone, certo, non fa male. Potrebbe darti un po' fastidio avere in bocca quello. Tu devi chiudere la bocca. Stai ferma qualche secondo, ma pochi secondi. Poi ti apri la bocca e loro te lo tirano via, ok? Ah, veloce. Certo. No, non fa male. Ah, ma no. Sai perché? Perché si indurisce un po'.
e quindi devono tirare un pochino con forza. Diventa un calco, una cosa dura con una forma, ok? Amore, volevo dirtelo così ti preparavo, ma non fa male, eh? Non fa... Eh sì, amore, in bocca. E tu devi chiudere la bocca così prende l'impronta delle tue due arcate, l'arcata superiore e l'arcata inferiore. Ok, amore? Brava. Leggiamo il giornale? Che cosa stai leggendo? Una pagina dietro l'altra. Chi? Chi? Ok. Chi? Come? Chi? Anastasia, sì. Abbiamo ricevuto una notizia bellissima che dopo spiegheremo ai nostri fan. Quale? Quella di come prendono un'impronta adesso. Ah, sì, non è più, cioè mettono la... Il tipo pongo in bocca. Ma è digitale, ti mettono una specie di microfono in bocca e ti fanno le foto e le trasmettono e se direttamente. Parlo con il microfono. Canta una canzone più che altro. Devi mordere questo. Brava. Prima seria con la bocca chiusa e i denti chiusi. Brava, quasi ridente ma lo vedi lo stesso. E ora ho messo il denti. Ottimo! Dopo l'appuntamento dovremo vederci poi dopo un mese di distanza per il controllo, una volta al mese. Cucciolini, siamo tornate a casa! Allora, all'inizio la dottoressa non voleva che io entrassi con te, vero? Perché credeva che tu dovessi fare altro. E quando poi gli abbiamo invece spiegato che dovevi fare la panoramica e prendere l'impronta, allora sono potuta entrare, ma non ho portato dietro il telefono. Sono andata a prenderlo successivamente e avete visto appunto quello che vi ho mostrato. Quindi Anastasia, dobbiamo spiegare che cosa hai fatto prima. Allora, intanto io super felice quando ci ha detto che loro non usano la pasta per prendere le impronte, ma sono super evoluti e quindi è tutto digitale. Purtroppo non lo avete visto, ma ve lo spieghiamo noi. Quindi Anastasia era seduta sulla poltrona e loro hanno questo macchinario, te lo ricordi, grande con questo manipolo collegato. Cosa ha fatto? Mi hanno messo il manipolo in bocca e mi hanno prima analizzato l'arcata superiore e dopo quella inferiore. E sullo schermo si vedevano tutti i tuoi denti, vero amore? Sì. Ti ricordi? E poi hanno abbassato tutta la poltrona del dentista. Tu eri completamente sdraiata e una dottoressa davanti a te soffiava con dell'aria, perché l'altra dottoressa, quella dietro di te, cosa ti ha messo in bocca? Una specie di specchio. Esatto, uno specchietto. E con un altro accessorio ti faceva delle fotografie. Vero? Sì. Poi invece sei andata nella stanza dove io ho iniziato a riprendere e lì ti hanno fatto la panoramica. Cosa hai messo in bocca? Qualcosa, vero? Che ti ha detto più di... Una cosa che era blu, però ci ha messo una cosa sopra, tipo se con le cuffiette, però quelle piccoline, che l'ha messo sopra e ha detto di schiacciare. Tu hai chiuso la bocca, hai schiacciato forte, la dottoressa è uscita, ha chiuso la porta perché ci sono le radiazioni quando si fanno le radiografie, un po' come quella che hai fatto l'altro giorno quando siamo andati in ospedale a fare quell'altra radiografia, che ti ha messo quei tappi nelle orecchie. Ah, sì. Anche quella serve per il dentista. Sì, quella è una teleradiografia. E poi c'erano delle cose e me l'ho messe qua, poi un'impronta e l'altra dietro. Esatto, e ti ha fatto delle foto anche lì. Che andava da sola. Esatto. Poi c'era uno specchio davanti, infatti io guardavo là. Esatto, amore. Quindi poi hai fatto la panoramica, hai tenuto in bocca questa cosa schiacciata, poi lei è uscita, ha fatto la foto e infine... Alla fine mi ha fatto fare delle foto. Sì, che io le ho riprese, quelle foto. Guardo, così. Sì, sì. E devo schiacciare i denti, normale, poi girava così, e devo schiacciare. Sì, ma io lì ti ho fatto il video. E poi si è ok, vieni. Da questa parte è questa.
Esatto. Tra un mesetto sarà pronto l'espansore, il 13 giugno. Esatto, tu sei contenta? Sì. Non vedi l'ora? Prima dell'espansore farò la pulizia dei denti, poi mi mettono l'espansore. E tu sei felicissima di questa cosa, così le tue arcate finalmente si allineano, vero? Sì. E diventi ancora più bella di quanto sei adesso, Anastasia, mamma mia, ma poi sarai bellissima. Ma sarai la più bella del mondo. Va bene, adesso noi concludiamo qua questo video e aspettiamo appunto poi di far vedere questo espansore che avrai sotto il palato. Va bene, amore? Sì. Salutiamo i nostri cucciolini? Cucciolino, cucciolini, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ragazzi, saluto Lucia Nesta e Gianluca Volpe che si sono abbonati al nostro canale. Saluto di nuovo Aurora Sticcio che si è abbonata anche questo mese al nostro canale. E ricordatevi di acquistare le nostre nuove unghie. Ciao! Buongiorno bimbe, bentornate! Ciao amore! Una fame micidiale queste bimbe. Allora, Vanessa, dove stiamo andando adesso? A comprare le scarpe con la nonna. Ma le scarpe per che cosa? La comunione. Sì, e viene anche la nonna Elisa, anche lei deve comprare le scarpe. Siamo tutti in ansia perché domenica via farà anche freddino e secondo me ci ammaliamo tutti perché siamo vestiti tutti leggeri. Ah, e comunque sì, la cosa bella, la cosa un pochino non bellissima, perché venerdì che c'è gita. Sì. Ecco, il pullman parte alle 8. Te l'ho detto che partiva prima, non alle 8:30, come Anastasia. E quindi alle 7:40 dobbiamo essere là. Esatto, come Anastasia, uguale uguale. Hai capito, Ani? Che venerdì dobbiamo essere a scuola alle 8:20. Magari lei può anche dormire. 8:20, 7:30, scusate, ho avuto il singhiozzo. Perché Vanessa va in gita. Ma dove, con chi dorme, scusa? Come fa a dormire? Non può dormire. Si alza presto, come ha fatto Vanessina, poi te andiamo a far colazione, se riusciamo, va bene? E poi tu vai a scuola alle 8:30. D'accordo? Vanessa. O altrimenti ti porto al parchetto. No, ma venerdì piove. No, venerdì è l'unico giorno che forse non piove. È brutto il tempo, ma non piove. Sabato è bruttissimo e domenica pure. Piove tutto il giorno. Parto. Ti porterei anche al parco se non fosse tutto bagnato. Vediamo, se non è bagnato ti porto un pochino prima che apre la scuola, d'accordo? Sì. Ok, adesso chiamiamo nonnina perché non è... Ecco, mi sta chiamando lei, così la facciamo scendere. Cuccioline, cucciolini, avevamo sbagliato giorno, stavamo andando a comprare le scarpe per la comunione, ma poi ci è venuto in mente che oggi Vanessa aveva catechismo, ultimo giorno oltretutto di catechismo, quindi abbiamo detto a nonna Elisa di ritornare a casa e noi siamo andate all'oratorio. E dove vai? E niente, adesso stiamo andando a... Ani, non lo fare, perché se cadi dentro non devi saltare. Ma io non so più come dire a questa bambina che non deve mai arrampicarsi da una finestra, da un muretto, non si sa quello che c'è dopo. Vabbè, banda alle ciance, andiamo a prendere Vanessa e vediamo com'è andato l'ultimo giorno di catechismo. Amore, stavamo per perdere l'ultima lezione di catechismo oggi, come delle pazze, stavamo andando a comprare le scarpe, la nonna era anche scesa, poverina, l'abbiamo rimandata a casa. Meno male che è arrivato quel messaggio, ci siamo accorte. Senti, devi studiare che domani hai, spero, e penso di sì, l'ultima verifica di geografia. L'ha detto la maestra? Che non ha detto che l'ultima. Ma mi auguro proprio di sì. Cioè, siamo al 18, domani è il 18 maggio, non so, vabbè. Comunque, ti prego, vai a studiare, ok? Vai a studiare che io preparo la cena. Vuoi studiare qua? Tanto Anastasia è fuori che gioca. Mi aiuti un pochino. No, lo sai che geografia non mi compete. Lo so, però un pochino sì. Amore, sì? Devo cucinare. Sì? Vane, preparo due cose e poi arrivo. Intanto tu cominci a tirar fuori i libri però, perché altrimenti lo sai che si fa tardi, va bene? Non ti ho detto dormi, ti ho detto fai i compiti. Vale, dormi tu quando vuoi. No, sì? Non è vero, dormi la sera quando vuoi. Vane. Non sonno. Dai, tirati su. Allora, venerdì dove vai? Milano. Non è vero. Al castello di Bogogna. Al castello di Bogogna in gita. E cosa è successo ieri a scuola? Cosa è successo ieri? Ci sei? Ah, mi sono rotta la gamba. Non ti sei proprio rotta una gamba, mi perché sono altrimenti... rotta la gamba. No, ti sei slogato la caviglia. Quindi ti fa male la caviglia. Venerdì hai la gita e domenica hai la comunione. Perfetto. È tutto perfetto, direi. Cucciolini, questa è la dimostrazione che noi non fingiamo, che loro si fanno male davvero, sempre, anche a scuola. Solo che a scuola non li posso riprendere, ma dovrei addestrare le maestre a farlo, perché loro si fanno male
sempre. Allora Vanessa, facciamo così, che sorriso d'Urbans, ti faccio un massaggino alla caviglia, poi però devo cucinare davvero perché è quasi ora di cena. Io dormo, ok, ho capito, va bene. No, e tu fai i compiti. Cammi, io adesso ti metto la pomata, ma tu dopo studi, Vanessina, ti prego, ragazzi, non mi fare impazzire. Sì. Io sto parlando con te, te lo spezzo il piede, capito? Del tutto, così almeno abbiamo la scusa veramente. Va bene? Secondo me Vanessa sei un pochino gonfia e devi mettere il ghiaccetto. Mamma, non c'è che stare lì. Senti, ascolta, eh? Vedi di alzarti e andare a prenderlo, visto che puoi andare in gita venerdì. Vanessa, io tra 3 secondi ti voglio vedere qua con i libri, eh? Guarda che non ti mando in gita. Guarda. Tu prendimi in giro e io non ti mando in gita. Vuoi vedere? Lo sai che sono capace. Finalmente ti sei messa a studiare. Bravissima. Fammi vedere. Questa è la scheda che ci sarà domani. Ce ne sono tanti. Ma devi finirla. Devi completarla. No. Sì. Qua. No, qua dobbiamo scrivere. Quando? Durante la scheda? Sì. Durante la verifica? Sì. Hai studiato? Sì. Stai ancora studiando con papà, manca poco e ci sei. Hai studiato tutto, devi solo sapere dove sono posizionati sulla cartina geografica. Stai attenta perché il fumo sta arrivando anche ai nostri cucciolini a casa loro. Non ti ustionare, Vanessa. Io vado a lavare. Tito amore, anche a te. Dopo mangiato, no, anche tu hai studiato. Abbiamo studiato scienze, di cosa si nutrono gli animali. Eh? E quante specie di animali ci sono? Dai, finiamo di cenare che poi andiamo a far nonnina, va bene tesorino? Guardiamo un film. Guardiamo un film, va bene, sì. Allora, quindi la tecnologia è una formula speciale che fa sentire... Oddio, aspetta, ah sì, la tecnologia... Chi è che ha Ani, ma hanno bussato? Sì, batteria, voglio giù. Ok. Strano quest'ora. Ma cos'è? C'è qualcuno? È buio. Vabbè, la prendo. Mi hai avuto paura. Ani, hai giocato con qualcuno fuori che ha dimenticato la bambola? No, perché? Perché ha trovato questa bambola fuori e non so di chi è. Megan. Ti piace il nome Megan? A noi sì. Ah, vuoi venire a studiare con me? Ok. A dormire? Aspetta. Cosa devo aspettare? Sono le 10. Metti, cambia il pannolino alla bambina e andiamo, va bene? Hai fatto fare il routino? No. Ecco, allora falle fare anche il routino, ok? Ok. Fuori da dove? Dalla quarta. Scusa, stavi parlando con lei? Sì. Ma che abito strano che ha. Sì, lo so, è tipo degli anni 80, mi sembra. Degli anni 80? Guarda, io sono degli anni 80, ma non ricordo di aver mai indossato un abito del genere. Ma stavi parlando con lei? Sì, sì. Ah, così? Come? Da sola. Da sola, ah, cioè giusto così, facevi finta di parlare con lei. Andiamo a dormire? Andiamo? È finito di studiare? Sì. Allora fai lo zaino e andiamo a dormire, ok? A dormire. Ma cosa ci fa la bambola lì? Megan vuole dormire con noi. Chi? Megan, lei. Lei è Megan? Sì. Ah, e chi gliel'ha detto? Che lei è... Lei. Ah, Megan parla, Megan! Quanti anni hai? Non parla, come immaginavo. Vabbè, allora, non può dormire con voi perché siete scomode. No, sì. Sì, lei ha detto che vuole dormire con noi. Ho capito che lei vi ha detto che vuole dormire con voi, ma voi già fate fatica a dormire voi due, figurati con Megan in mezzo. A me l'ha detto che vuole dormire. A te, sì. Te l'ha detto? Oh, che carina. Megan, domani fai le pulizie di casa, mi raccomando. Perché no? Visto che parla, Megan saprà anche muoversi, immagino, no? Sarà bravissima a fare le pulizie di casa. Comunque, va bene, volete dormire con Megan? Ma non mi chiamate stanotte se siete scomode, perché io non mi alzo per togliere Megan dal letto. Va bene, allora buonanotte e ci vediamo domani mattina. Ciao. Ciao. Megan,
svegliati presto, eh. Mi raccomando, non mi fare impazzire come Vanessa e Anastasia, almeno tu. Bimbe. Bimbette. Buongiorno, bimbe. Buongiorno, amore. Ciao. Vanessina. Ciao, amore. Buongiorno. Andiamo a scuola? Ciao, amore. Andiamo a scuola? Vado a lavarmi e torno subito, ok? Cosa ci fa qui la bambola? Ma è vero, la bambola era nel letto. Lo sapevo che erano scomode, l'avranno messa loro lì. Non mi ascoltano mai. Dormito bene? Anzi, mi sa che eravate un po' scomode perché ho trovato la bambola Megan lì. L'avete spostata voi? No. No? Tu non hai spostato Megan? E allora sarà stata sicuramente Vanessa. Dai, vestiamoci che andiamo a scuola. Ciao, amore. Hai dormito bene? Cioè, stai ancora dormendo bene, vedo. Guarda un po', guardate un po', cucciolini, Vanessina tutta stanca. Hai dormito bene? Hai spostato tu Megan dal letto, vero? No, io ho dormito. Ma come no? Tu no, tu no. Megan, scommetto che ti sei spostata da sola, vero? Sì, mamma, è stata lei. E tu come fai a saperlo, scusa? Me l'ho detto. Te l'ho detto? Megan deve avere una vocina molto sottile, perché io non sento nulla. Vabbè, senti, vestiti perché sono le 8 e siamo ancora a letto, d'accordo? Buongiorno, ma allora io ho un forte dubbio. O Vanessa è estremamente stanca, visto che siamo agli sgoccioli con l'anno scolastico, e quindi probabilmente ha bisogno di riposare, ma perché avete notato che parla con una bambola? Oltretutto dice di chiamarsi Megan, ma non capisco come mai abbia dato questo nome a questa bambola. Lei sostiene che sia stata la bambola stessa a dirle che si chiama Megan. Io non ho idea di chi sia questa bambola, non l'ho mai vista. Se voi sapete chi è Megan la bambola, scrivetemelo nei commenti, perché io non la conosco. E quindi niente, speriamo che quando esca da scuola stia un po' meglio, perché l'ho vista un pochettino strana. Secondo voi è strana Vanessa o è tutto normale? Anche voi parlate con le bambole? Scrivetemelo nei commenti. Bentornate bimbe, ciao, ciao amore, bentornate, tutto bene a scuola? Sì. Mamma, come sta Megan? Megan? Chi è Megan? La bambola. La bambola. Non lo so come sta Megan, penso bene, l'ho lasciata in cameretta stamattina e sinceramente non mi ha detto come stava, però magari te lo dice a te visto che ci parli, giusto? Sì mamma, ma lasciarla così da sola? Vabbè amore, cosa devo fare? Una bambola, abbiamo 20.000 bambole in casa, non ne ho mai considerato nessuno quando voi non eravate. Ma magari, non lo so, potrebbe... Potrebbe piangere? Non lo so, sì. Vabbè, niente, adesso torniamo a casa e ci vai tu da Megan a parlarci, va bene? Ma tu, ti è mancata Megan? Perché ti è mancata Megan? No. No? Così? A te anche è mancata Megan? No. Ah, meno male. Allora, come è andata a scuola? Tutto bene? Sì. Avete fatto i compiti in classe, le verifiche, tutto ok? Bravissima. Ancora, amore, brava tesoro. Una cosa. E tu sei stata la prima a consegnare di geografia. Molto bene, dai, andiamo a casa a far merenda. Vuoi far merenda? No, ma prima vuoi andare da Megan. Vabbè, fai prima merenda un attimo, no? No, no, vuoi andare prima da okay, Megan. Ok, vai da Megan. Vai a prendere Megan e vieni a far merenda. Ah, tu hai studiato la... quella di... di scienze, sì. La lezione di scienze? Sì. Sì? E com'era? Vediamo se te la ricordi. Ci sono degli animali che mangiano carte... carne si chiamano carnivori, sì? E degli animali che mangiano erba si chiamano erbivori, e degli animali che mangiano sia carne e sia erba che si chiamano onnivori. Bravissima. Ti ricordi per caso qualche animale? Dov'è Megan? Sì. Dove l'ho lasciata stamattina in cameretta? Non c'è. Sì che c'è, per forza, io non l'ho toccata, eh. E guarda nelle altre stanze, magari la donna delle pulizie l'ha spostata. Okay. Per caso ti ricordi come si chiama? Ti ricordi il nome di un animale sì. Carnivoro che mangia la carne? Sì, il... aspetta, leone. Mamma! L'ho trovata! Bene, vieni giù e fai merenda, dai! Qui. Leone e la volpe. Bravissima, è un animale che mangia... che mangia maiale? Che cosa fa il maiale? Maiale mangia che cosa? Mangia la... sì.
Ah, finalmente con la tua bambola. Onnivori. Ok, vai di là che adesso ti porto la merenda. Onnivori. Ti dico cosa c'è per merenda. Maiale, la sì. Scusa un secondo, non ho capito. Scusa? Te l'ha preparata Megan la merenda? Sì. Che merenda ti avrebbe preparato Megan? Vabbè, senti, mangiati la merenda che ti ha preparato Megan. Se è più buona di quelle che ti faccio io, di a Megan che te la può preparare anche tutti i giorni, d'accordo? Megan, cominci a essermi simpatica. Allora dicevamo, come il maiale è fatto onnivori, come il maiale. Il maiale è onnivoro, sì. Quindi se è onnivoro. Sì, ma mia. La scimmia. Ah. Scimmia. Quindi se è onnivoro cosa mangia? Ma senti, cosa fa? Ma scusa, ma con chi stai parlando? Cosa be? E questo? Ma tu chi sei? Sono Megan, la babysitter di Anastasia. Ma Megan, la babysitter di Anastasia. Ma dov'è Anastasia? 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 Vieni Anastasia. Anastasia, non avere paura. Lei è brava. E Megan, la tua babysitter, sei contenta? Posso andare via? Io posso uscire finalmente. Ma chi l'ha chiamata? Chi è che l'ha chiamata questa babysitter? L'hai chiamata tu? No. L'hai chiamata tu? No? Ok, chiediamo lei allora da chi è stata contattata. Chi ti ha chiamata per venire a fare la babysitter di Anastasia? Non te la ricordo. Ragazzi cucciolini, mi sta dicendo che io l'ho chiamata per fare la babysitter di Anastasia? Cosa sto facendo? Megan? Megan? È ora della merenda. Comunque ragazzi cucciolini, io non ho chiamato nessuno, non so da dove arrivi questa qua. Comunque se vi ricordate nel video precedente lei aveva trovato, lei dove va? Vanessa aveva trovato una bambola un po' strana, ma che effettivamente gli assomiglia molto, e di colpo è diventata quella bambola, quindi credo che sia stato il caso. Però allora, cucciolini e cucciolini, benvenuti nel nostro canale. Questa babysitter è un po' strana oggi. Cosa sta facendo? No, non lanciarlo, che mi fai male. Allora, chiediamo Anastasia, vieni qua, non avere paura. Io credo che voglia giocare con te. Vero che vuoi giocare con Anastasia perché tu sei la sua babysitter, vero? Io non voglio stare qua. E dove vuoi andare, Megan? Io non posso stare. Cosa? Cioè, io faccio questa fit. Me ne devo andare? Ok, va bene. Cuccioline, cucciolini, Megan non mi vuole. Vuoi soltanto Anastasia? Sei la babysitter di Anastasia, quindi? Io posso andare? Sì. Vado su. Esco, vado a fare un giro. Dove va? Investita macchina. Investita da una macchina? Cucciolini, ho paura. Cosa mi vuoi far fuori? Aiuto. Io... Sì? Cosa aspetto? Dove va? Attenzione. Aiuto. Non dimmi che adesso prende la merenda. Tu mangiare questo. Un limone? E se lo mangio? Mi vuoi bene? Oddio mio. Ma scusa, allora, cucciolini, ma non era la babysitter di Anastasia? Cosa vuole da me questa qua? Megan, ascolta, io posso andare se vuoi, non ti preoccupare. Io vado con... Adesso metti pure l'acqua. Anastasia, e Vanessa sotto incantesimo. E non lo so, dobbiamo farlo diventare normale. Però adesso questa mi odia e io non posso esagerare. Aspetta. Un bere. Sì, dimmi. Un bere questo. Acqua e limone, ma poi non faccio la cacchina. Fai? Va bene. Dove sei? Poi però posso andare. Bevi. Che schifo! Ma cosa c'è qua dentro? No, il limone è scaduto. È scaduto? Ma tu mi vuoi far fuori? Fare slime cattivo! Non avevo nessuna intenzione di fare slime cattivo! Brava, sei non tu! Ok. Mamma, ascoltami. Perché ha detto slime? Perché? Cosa fa? Gioca con i giochi del gatto. Ho paura che... Non può dire che la spacca. A me? No. Ascolta, Anastasia, vieni qua. Anastasia, ascolta.
e lei è qua per te. Quindi tu adesso cosa devi andare dal... Niente, sto dicendo che quell'acqua limone era buonissimissima. Deve avere i pidocchi. Vedo che ha dei problemi con i capelli. Ascolta, tu adesso la devi... Vieni qua! La devi distrarre. Io devo capire, cercare di capire. Ai, scusa. Non... Io... No! 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 Perché mi dice di non fare lo slime? Ma cos'è? Cosa vuol dire? Mi ha tirato i capelli, eh? Giuro che se ritorno a Vanessa gli strappo tutti i capelli. Ascolta, allora... Ok, parlo. Ballo famiglia mia. Uscito? Allora, ascoltami un attimo, Megan, dimmi, Megan, è sorda, Anastasia, Megan, è sorda, si vai, via. Ah. No, lei, no, giuro, sto... lei, tu via. Ok, io vado, Anastasia, voglio bene, presto, ciao Megan, amore, la porta, sei un po' stordita, come, no, nel senso, sei, non è sempre a me questo che devo fare le pulizie. Dove? Non c'è Anastasia, vedi, Anastasia non c'è, qui c'è cacchina di gatto. Anastasia. No, ma no, scusa, questo mi serviva per pulire. Oddio, senti, se va bene, se la trovi me la saluti? No. Grazie, molto gentile, una babysitter un pochino più carina, che sei... Hai... No? No, va bene. Non fare slime, no. Me lo segno, Mo me lo segno. Sì. Senti, ma non è che per caso hai sonno, vuoi fare un riposino? No, perfetto. La signorina dei no. Anastasia, guarda il gatto. Caspi. Anastasia è uscita. Oh, sì. Anastasia è uscita. Senti, ascoltami, Anastasia. Ascolta un attimo, ascoltami. Ani, ho chiuso. Mamma mia. No, adesso secondo me non arriva più perché ti starà cercando. È un po' antipatica e continua a dirmi no, ogni cosa. No, e mi dice, continua a dirmi, no, fare slime. Ma che vuoi? Io faccio tutti gli slime del mondo. Shh. Col gatto? Sì, c'è il gatto, guarda qua. È il gatto. Sì. Oh. Va bene, ti apro subito. Aspetta. Ciao. Visto che c'è il gatto? Come, scusa? È brutto. Non è vero, è bello. Guarda che occhi azzurri che ha. Guarda i tuoi invece, che brutti che sono.
Oddio. No, no, non si... L'ho vista. No. Chi hai visto? Ma va, tu sei stata programmata male, vedi le cose... È bellissimo il nostro gatto. Ascolta. Una cosa, se tu non mi dici dove Anastasia... Anastasia, no. Anuchina, occhi crespelli, non ti faccio nulla, tranquilla. Devi dirmi solo dove Anastasia, ma devo dire una cosa. Che cosa gli devi dire? Ascolta, state giocando. Hai visto, ti vuole bene lui. Ehi, no, allora, ascolta, Anastasia si è nascosta perché state giocando a nascondino, la devi cercare. È là. Dove? No. Non è lei, non è lei. È stupidina, vieni con me. Vieni. No, ma lei è brava, no? Non eravate amiche voi due? Mamma mia, che brutta faccia. Bella faccia, ma... L'ho trovata, guarda. Non sapevo che c'era... Vieni con me, basta, vieni. Devo dirti una cosa. Trattala bene. Ok. Io faccio le pulizie, adesso. Oh. Mi sembra più che la bambola cattiva, mi sembra la signorina Rottermeier. Se la dici secreti voglio di là. Ma chi si crede di essere questa qua? Giuro che se torna in sé e le faccio pagare tutte. Ani, mi apri? Grazie. Eccomi. Niente, mamma mia. C'è il torcicollo? Eccomi. E allora io devo pulire la casa. Mega, vuoi pulirla tu la casa? Sei stata programmata. Cos'hai visto? Questi niente, sono colle. Tutte colle. Quelli sono per no! Sì, no, voi tu. No, lei no. Tu. Crip. Cioè, ma mi sta minacciando, la tua babysitter. Otto colle. No. Dai. Sì, ma voglio contare spagnolo, quindi 10. Ma sei spagnola, di origini spagnole? No, strano, sono... che, strano che tu dicessi sì, perché non ti ho ancora sentito sono dire... inglese. Chi sei? Io sono inglese. Ah, sì? E se voi fate slime, devo andare in bagno, dove lo fanno? Vai in bagno dove sei entrata prima? Sei prima, sì, corri. Ciao. Anastasia, dobbiamo fare lo slime. Muoviti! Ascolta, aspetta, Anastasia, è tantissima. Eccola là, ciao. Che carina. Ha fatto già tutto? No. Carta igienica mancante, vescica mia sta esplodendo. Carta igienica, trovare carta igienica. Vuoi andare nel bagno sopra? Sai, Megan, sopra ci sono tanti bagni. Vai. Mi strassi. Anastasia, è tantissimo che non facciamo slime. Io non so più neanche dove sono tutte le ciotole. E secondo me non ci sono più. Dobbiamo trovare... Ecco, guarda, prendi questa, vai. Va bene, prendi questa. Tanto se esce... Ti ricordi come si fa? Io non mi ricordo niente. Tieni. Com'è che si faceva? Faccio io, tu prendi. Io so come si fa, tu prendi. Ani, devi essere velocissimo perché questo arriva subito. Quanto ci vorrà fare? Ciao. Cos'è? Niente, il gatto ha fame. Non stiamo preparando da mangiare. Ok. Senti. Mi raccomando. Sì. Dove vai? Vado a lavarmi i mani. Vuoi usarli? No, non ci credo. Vai. Ciao. Vai, muoviti. Vai. Oh, che spiola questa babysitter. Ani, ma no. Così, mettile questo. No, prima le mescolare. Con questo? No, quello dopo. Con che cosa? Cosa devo fare? Ma io non mi ricordavo che si faceva così. Sei sicuro che questa mi ammazza? Se scopre che stiamo facendo lo slime mi ammazza. Mi ha detto che mi taglio la testa dal collo. Paura. No, tranquilla, se no ci penso io. Vado? Basta? Poi, bicarbonato? È giusto? Sì. Aspetta che non riesco, me lo apri? Non riesco. Senti, io ho paura, Anastasia, hai visto cosa mi ha detto prima? Ok, aspetta, quanto ne metto? Cos'è? È a sassi? Prendine un pezzetto, te l'ho detto, è tantissimo, me lo facciamo lo slime, è diventato tutto duro. Devi sbriciolarlo benissimo. Senti, Anastasia, ma usa le mani. Ok, dai, usa le mani. Anastasia, devi essere velocissima. Super. Tirami su questa mano. Tirami su, è un dolce che a me piace tantissimo. Dai, Ani, su. Metti ancora di carbonato, troppo. Devi mettere. Guarda,
Cosa devo mettere? Vai, messo. Sta uscendo. Mi meno, sì. Va bene? Sì, metti bicarbonato. Bicarbonato. Vai, ti prego. Se non esce. Come non esce? Se non esce sono destinata a morire. Io non voglio morire. Vuoi ancora un po' di bicarbonato? E anche liquido, liquido. Anche liquido? Poco, poco liquido. Vai, 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 dai. È uscito? Carbonato. Carbonato, carbonato. Carbonato. Dai, Anastasia, ti prego, ti prego. E allora, ancora un po' di carbonato. È uscito? Sì. È uscito? Fammi sentire, fammi sentire, voglio essere... Sì, brava Anastasia, batti 5, batti 5. Dobbiamo andare a vedere se se n'è andata questa bruttissimissima babysitter. Ok ragazzi, adesso mamma ritiriamo tutto, perché se lei non... Vai, ma sei tornata, Vanessa, non si arrabbia, anzi a lei piaceva tantissimo fare gli slime, magari gliene facciamo fare uno. Io sì, spero che sia davvero tornata. Andiamo a vedere se c'è Vanessa, eh? Andiamo a vedere, ok? Vanessa! Ciao Vanessa! Ciao amore, ci sei mancata? Eh? Come stai? Bene. Tu, che succede? Ah, sì, sì, è Vanessa, è tornata Vanessa. Dove sei andata? Che bella, che stai facendo? Una slime, amore! Come ai vecchi tempi, ricordi quando facevamo gli slime? Ma ti piace fare gli slime? Sì. Ah, meno male. Vieni, tutto ok? No, siamo felici perché abbiamo fatto. È lunghissima la storia, te la raccontiamo un altro giorno. Te la raccontiamo un altro giorno. Senti, Vanessa, la vuoi una babysitter? Tu la vuoi una babysitter? No, grazie. Volete la vostra mamma? Sì. Ma secondo te sono brava? Sì. Benissimo, allora cucciolini e cuccioline, iscrivetevi al canale e sentite un video. Ah, così, avevo la fotocamera in mano. Sì, sì, abbiamo iniziato il video adesso. Lo slime, esatto, avevamo comprato le colle, ti ricordi? Che quando siamo andati a comprare i regali per la tua comunione, Anastasia ha scelto tante colle, quindi... Quanto ho dormito? Tantissimo, guarda, ma hai fatto anche qualche sogno strano? Ti ricordi di aver fatto qualche sogno strano? Ma assolutamente no! No! No, guarda, no, tutto benone. Quindi niente, facciamo lo slime, salutiamo i nostri cucciolini e... Iscrivetevi al canale, sì, attivate la campanella, sì, e lasciate un bel like a questo video. Aspetta, però visto che hai detto se volete una babysitter, scrivete nei commenti se volete che adottiamo una babysitter, no? Ok, ciao! È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa, voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo. Presto Anastasia, corriamo giù, mamma e papà lasciamoli su, il latte è pronto, anche il biscotto, io mi prendo il bambolotto. È arrivato Babbo Natale, con le renne, con i doni, Merry Christmas, Pippi Purrà. Non facciamoci vedere, stai attenta a non cadere. Sono molto emozionata e mi sento un po' gasata. Se tu credi nell'amore, hai il babbo nel tuo cuore. Piccolo o grande che tu sia, non si spegne la forse hai fatto solo un brutto sogno.
Tic tac all'orologio, dove sono le bambine? Quelle due sono furbine. Ho capito tutto. È arrivato Babbo Natale, toglierà il mio coniglione, Merry Christmas, Pippi Purrà. È arrivato Babbo Natale, toglierà il mio coniglione, Merry Christmas, Pippi Purrà. Pane dov'è? Ecco Anastasia. Cuccioline e cuccioline, festeggiate insieme a noi.